chiamata obbligatoria parte terza edizione. Tu porta la tua storia e noi prestiamo attenzione. TV canale web, quindi navigazione. Adora la tua arte come una religione. Se non sei un tipo da rivista, allora scendi in pista. Fuori il talento, è il tempo di presentare l'artista. Dici chi sei davvero, spiega le tue ali. Scegli a sta fermata e mostra a tutti quanto vali. Obbligatoria terza edizione. Eccoci oggi in compagnia di Fabrizio Nicolosi, ancora giovani e ancora talenti, per questa nuova puntata di Fermata Obbligatoria. Eccoci Fabrizio, in arte Brad Pitto. Brad Pitto, Brad di pane, giustamente perché faccio il panettiere, e Pitto giustamente del verbo pittare, dipingere, quindi Brad Pitto. E svegliamo quindi quella che è subito la passione di Fabrizio. Fabrizio, di che cosa ti occupi? Ci hai detto di pane e di pittura. Di pane e di pittura, un po' dissonanti fra di loro, però è questo quello che faccio, il panettiere e lo street artist. Non abbiamo assaggiato il pane di Fabrizio, ma vi possiamo assicurare che le sue opere sono veramente bellissime. Infatti Fermata Obbligatoria ha avuto modo di conoscere questo giovane talento attraverso l'associazione Mansourcing e personalmente nell'evento Wonderful Wall. Senti Fabrizio, che cosa vuol dire trasmettere, trasferire quello che hai all'interno della tua mente, la tua idea, su una parete, come nel caso appunto di Wonderful Wall? Diciamo che nasce tutto attraverso la grafica, quindi di mano mia non so disegnare. Il mio è un lavoro tutto di grafica, dove viene lavorato con programmi grafici stampati, e quindi le idee spesso vengono dal girare, guardare, varie ispirazioni, alcune a volte anche da rabbia in cui ho dentro, quindi cerco di affrontare temi un po' più seri, sempre con il tuo pittare, con il mio pittare. Ma com'è nata questa passione? Qual è il momento che ricordi come la nascita di quello che poi è Brad Pitto? La mia passione è nata per gioco, perché abbiamo fatto anni fa uno stencil di una foglia di marijuana e l'abbiamo sparsa in giro per il paese di Adrano, creando dello scalpore, tanto che mi hanno detto, non sono sicuro, però mi hanno detto che è uscito un servizio sul TG locale che diceva che magari i ladri oppure gli spacciatori avevano messo quella foglia lì. Era per gioco, non era niente di tutto ciò, e mi sono accorto che questa aveva un impatto, esatto. Poteva avere un impatto sia positivo che negativo, in questo caso è stato un po' negativo, però in futuro poi ho capito che poteva avere anche un impatto positivo, giustamente. E quindi da lì ho capito che magari poteva avviarmi in questo mondo. Io non sapevo che esisteva un'arte basata sullo stencil. L'ho scoperto dopo. Infatti poi su Facebook, su YouTube, ho guardato, ho curiosato, chiedevo ad altri artisti di come si faceva, come funzionava, e allora piano piano, sperimentando, sei arrivato a tantissimi eventi, quelli in cui ti abbiamo conosciuto, ma anche molti altri. Qual è stato però quello che magari ti ha lasciato il ricordo che porti sempre dentro? Quando pensi a Brad Pitt, magari lo associ a un determinato evento, a una tua determinata opera. Diciamo che l'evento più importante è stato sempre ad Adrano, il paese in cui vivo, senza chiedere nulla al comune, ho chiesto solo il permesso per avere un muro comunale, e ho riqualificato quella zona abbastanza degradata, e nel frattempo ho ricordato un personaggio storico, Giovanni Petronio Russo,
soprattutto un personaggio storico adranita, sconosciuto da quasi tutti gli adraniti, e quindi leggendo la sua storia, essendo una persona, consiglio di andarlo a studiare perché ha fatto grandi cose per Adrano, tra cui ha salvato Adrano anche dal colera, ha inventato la prima macchina a vapore su strada, l'ha presentata a Roma davanti a tutto il Parlamento e politici, però è stato completamente dimenticato e purtroppo anche le istituzioni non hanno fatto il loro dovere. E quindi mi sono sentito in dovere di ricordare questo personaggio. Cioè hai fatto sì che la tua arte diventasse veicolo, in questo caso, di un pezzo di storia della tua città. Esatto. E quindi mi sono basato la mia arte, ho pensato, essendo un artista emergente, perché ho cominciato 3 anni fa dal nulla, e quindi diciamo che ancora devo trovare la mia retta via artistica, sto sperimentando. Senti Fabrizio, ma quando crei, ti trovi lì dinanzi alla tua opera, sì, ci pensi mai a quelli che poi si troveranno nella tua stessa posizione a guardare quello che tu hai riprodotto? Cosa pensi che si provi dinanzi ad un tuo muro? Il messaggio che voglio lasciare è un messaggio sicuramente positivo. Ho affrontato temi come la guerra in Siria, come la sete, la mancanza di acqua in Africa, e quindi il messaggio che vorrei lasciare è un messaggio, diciamo, positivo, non positivo, però far capire alla gente il problema di riflessione. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se va. Miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se van hace tiempo. Ed eccoci ritornati dopo la Work in Progress Dance con la domanda che lascia sempre i nostri ospiti un pochino così perplessi, in riflessione, meditazione. Allora Brad, tu fra 5-10 anni chi sì. sei? Chi sei diventato? Sarò diventato il solito panettiere che si darà all'arte. Diciamo che la mia aspirazione è puntare in alto, giustamente, però rimanere in Sicilia, perché la Sicilia mi ha dato un'opportunità, essendo, diciamo, il mio lavoro essendo una novità, quindi ho avuto un'opportunità in Sicilia. E quindi rimanere qua e denunciare le molteplici ingiustizie che abbiamo in Sicilia. Senti Fabrizio, ci hai raccontato un po' come è iniziata la tua storia, cioè che cosa ti ha portato nel mondo dell'arte. Ma qual è stato il tuo primo vero e proprio capolavoro, il tuo murales d'inizio? Il mio murales d'inizio è stato, diciamo, quasi ufficiale, è partito, non me lo aspettavo nemmeno io sinceramente, mi ha contattato il comune di Adrano, mi ha contattato un'associazione, Efesto Lab, e attraverso l'associazione organizzata dal comune volevano ricordare Falcone. Giovanni Falcone, e quindi io inaspettatamente, non avendo mai fatto un murales, ci ho provato, mi hanno detto che te ne frega, provaci, come funziona qua in Sicilia, e io, avendo questa opportunità, ho ricordato Falcone, e da là mi hanno dato un certo Demetrio Di Grado dell'associazione Mensourcing, e mi ha invitato a un festival che all'epoca, stiamo parlando circa 3 anni fa, sì, e mi ha contattato per partecipare a un suo evento. E da là è stato
il mio inizio nel mondo della street art. E infatti oggi ringrazio Demetrio, perché se non fosse stato per lui sarei ancora all'inizio. Avresti probabilmente, diciamo, infatti, dedicato la tua vita ad altro. Sì, sì. E lo salutiamo anche noi, e nel frattempo vediamo qualche immagine dei lavori fatti da Fabrizio. Che sogna talento con estro non restano in ombra. Arriva il momento di andare in onda. In equilibrio sulla sbarra, solo di chitarra. Una voce calda canta, storie di strada. Scrivi la tua vita, fallo qui, mica da casa. Se vuoi vivere il tuo sogno, è obbligatoria la fermata. E allora, concludendo quella che è stata una bellissima chiacchierata con il nostro amico Fabrizio, lo omaggiamo di quelli che sono dei piccoli doni forniti dai nostri sponsor per questa terza edizione di Fermata Obbligatoria. E quindi ringraziamo il pastificio agricolo Lenato, New Cretam Ceramiche Gurreri, grazie anche a Failla, Fratelli Cappadonna, Radio Rete Centrale, Pasticceria Gulino e AG Cornici e Artem. Grazie. E intanto noi, Fabrizio, ti diamo quello che è un po' il simbolo portafortuna di questa terza edizione, la nostra pigna in ceramica. Speriamo che possa portarti fortuna e che soprattutto possa servirti per veicolare sempre quello che è il tuo messaggio positivo, no? Questa voglia di raccontare la Sicilia, di rimanere qui e di raccontare un po' il mondo anche attraverso i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Se non sei un tipo da rivista, allora scendi in pista. Fuori il talento, è il tempo di presentare l'artista. Dici chi sei davvero, spiega le tue ali. Scendi a sta fermata e mostra a tutti quanto vali. E allora abbiamo tutto il materiale per quello che è l'ultimo momento di questa puntata di Fermata Obbligatoria. Brad ci lascerà un segno su questo cappello, che sarà poi il simbolo che indosserò per l'ultima puntata, quella della rivederci per Fermata. Certo progetto che prende una forma, se questo succede alla gente che sogna. Talento con estro non restano in ombra. Arriva il momento di andare in onda. In equilibrio sulla sbarra, solo di chitarra. Una voce calda canta, storie di strada. Scrivi la tua vita, fallo qui, mica da casa. Se vuoi vivere il tuo sogno, è obbligatoria la fermata. Grazie mille, Brad. E noi con questo piccolo simbolo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e anche ai nostri canali social. Fermata Obbligatoria, parte terza edizione. Tu porta la tua storia, noi prestiamo attenzione. TV canale web, quindi navigazione. Adora la tua arte come una religione. Se non sei un tipo da rivista, allora scendi in pista. Fuori il talento, è il tempo di presentare l'artista. Dici chi sei davvero, spiega le tue ali. Scendi a sta fermata e mostra a tutti quanto vali.